Il Senato accademico dell'Università di Teramo il giorno 7 ha approvato una delibera di appoggio, poi di una mozione lanciata dal Rettore Ubertini, quindi per tutte le università del mondo, in cui si chiede la liberazione di Patrick Zaghi, ovviamente ricordando anche la vicenda di Giulio Regeni, perché non dobbiamo smettere mai di chiedere giustizia per Giulio Regeni. Penso che sia una delle poche volte nella storia che tutte le università del mondo si mobilitano per chiedere la liberazione di uno studente che ha espresso solo le proprie idee, quindi una riaffermazione dei diritti umani e dovremmo farlo anche più spesso. Una giornata importante, un messaggio importante che lanciamo insieme all'università, ma soprattutto come città. Teramo è la città per i diritti umani. Questo è in sintesi il messaggio appunto di questo momento, che poi è rappresentato dall'esposizione dello striscione, insomma, a sostegno della figura di Patrick Zaki, ma soprattutto di ciò che rappresenta, cioè la tutela della libertà di coloro che esprimono il loro pensiero, svolgono la loro attività anche per evidenziare appunto le situazioni di oppressione contro le minoranze, in particolare quelle che sono oggetto degli studi di Patrick, ma più in generale nei confronti a sostegno di coloro che sostengono i diritti umani, in qualsiasi parte del mondo vengano violati. Ecco perché è importante che la nostra città ancora una volta, dopo il riconoscimento di Teramo città aperta al mondo, che dimostra come la nostra è una comunità che non si limita a guardare all'interno dei propri confini, quando si parla di temi così importanti fa sentire la propria voce.